Guardate questo video. Informieren wir einen Mitarbeiter darüber, dass sie das Gefühl haben, schlechter Luft zu bekommen. Um genau 13:35 Uhr und wir haben 13:30 Uhr. Ich habe noch 5 Minuten. Das ist meine Bettnummer und ich kriege für das Ganze hier Geld. Allora, questo video è sconvolgente. La prova che quelli che dicono io non ce la faccio più, io non ci credevo, e invece c'è, guardate, sto morendo, non respiro più, perché non portavo la mascherina di Fiolo Piccolo, io per non far guadagnare Fiolo Piccolo sto morendo. Ecco, questi sono attori. Reparto Covid in Germania, ragazzi vengono pagati fior di quattrini per simulare di stare male. Nel contratto viene descritto il compito da svolgere. Lei tra 5 minuti dovrà chiamare il personale e dire che le manca il respiro. Anche questa comica è per la nostra salute. Ecco, questo stanno facendo. Stanno facendo essenzialmente un'azione di terrorismo. Vogliono far pensare a tutti che se si contagiano muoiono, non respirano più. Muoiono come affogati, sempre la stessa balla. Noi non possiamo più tollerare questi dittatori che con la balla di questo virus, pagando degli attori, ci fanno credere che abbia una letalità del 100%. La letalità è dello 0,25%, inferiore a quella dell'influenza. Basta cazzate, basta gentaglia, non possiamo più tollerare questi criminali al governo. Si sono impossessati dei governi, continuano con queste balle assolute, assumono gli attori, mettono le bambole gonfiabili in terapia intensiva, fanno vedere, guardate come finirete se non vi vaccinate. Il vaccino, un vaccino che è stato reso obbligatorio perché hanno detto tu non potrai più lavorare, non potrai più svolgere una vita sociale se non ti vaccini, mentre il vaccino è facoltativo. Dobbiamo prendere coscienza di tutto questo, noi siamo la parte intelligente del paese, noi siamo quelli che stanno rinunciando allo stipendio e al lavoro per poter resistere, noi dobbiamo resistere, noi dobbiamo sradicare questa dittatura, una dittatura che si serve di questi mezzi. Si serve degli attori, si serve di cantanti, attori, registi pagati centinaia di migliaia di euro per dire vaccinatevi. Non possiamo più ascoltare. Loro sono il compendio totale, la sintesi dell'ignoranza assoluta e dell'analfabetismo. Noi siamo la parte intelligente del paese. Sradichiamoli, mobilitiamoci, non possiamo più tollerare questa gentaglia infame, la libertà, riconquistiamola, è giunta l'ora. Stiamo parlando dal canale della libertà, un canale importantissimo, Radio Londra, noi libereremo l'Italia, deve essere liberata e anche gli altri paesi, dobbiamo ritornare alla normalità, basta commedie, basta farse, basta pagliacci, basta criminali, è giunta l'ora di muoversi, facciamolo. E allora quello che mi dice, andiamo tutti a Roma, sì, tutti a Roma, se siamo 300, vediamo, identificati e portati in questura, tutti a Roma, 3 milioni, bene, 3 milioni, allora 3 milioni non li possono identificare, lo possiamo fare, non è vero che siamo quattro gatti che praticamente non si sottopongono a questo vaccino di merda, siamo molti di più. Non vi vaccinate, non cedete. Se vi vaccinate, voi
date un appoggio a questa dittatura, quelli vaccinati, quelli che cedono alla fine danno un appoggio, fanno in modo che questa dittatura possa continuare. Non effettuate i tamponi, blocchiamo tutto, basta bloccare l'Italia. Cioè quelli mi dicono che dobbiamo fare, blocchiamo l'Italia, blocchiamo tutto, si devono dimettere, se ne devono andare, non possiamo stare più con questi pagliacci che hanno occupato le nostre istituzioni, d'accordo con la milizia. Avanti, avanti sempre. Non possiamo assolutamente cedere. Avanti.